After eons of tyranny, the demon god Adir was finally overthrown by humanity. Though fear of his terrible power endured. And so was formed the Hallowed Sentinels. Our duty being to stand vigil for signs of his return. Even exile to another realm could not silence the fallen god forever. And in time, Adir's malignant influence pervaded the world once more. In his hunger for vengeance, Adir orchestrated the return of his demonic army. Light was swallowed by shadow, and with it, hope. A new, grim champion arises, the Dark Crusader. And perhaps it will indeed come to pass that only they who shun the light in order to fight the darkness possess the power to defy a god. Salve a tutti cari amici e bentornati sul mio canale, benvenuti ovviamente se è la vostra prima volta, come vi dico sempre in questi casi, sono il vostro Santo Sigaro e anche oggi un nuovo video, un nuovo episodio di Lords of the Fallen, il nostro 21esimo appuntamento su questa serie che spero vi stia piacendo, a me sta piacendo come Souls Like, quindi che faremo oggi ragazzi? Abbiamo visto lo scorso episodio una serie di boss fight, una serie di trofei a raffica fatti proprio così, d'amblè come si può dire, quindi adesso noi prendiamo la nostra lanterna, ecco qua, vestigia di Ertig, e ci trasportiamo a Germoglio che ci porta al centro appunto di Carrat Alta. Ok, qui c'è una lanternina ma noi dobbiamo andare in altra direzione, immagino che se la tiriamo ci manderà all'interno dell'altra zona. Ok, stiamo attenti a questi. Perfetto. Prendere da dire, perfetto. E qui vi ricordate che abbiamo combattuto il mietitore di luce in questa zona, giusto? Vi quadra. Quindi adesso passiamo ai nostri soliti buff, l'aura della tenacia, l'aura acuminata che riusciamo a gestire insieme, e mettiamo il nostro spadone a due mani per la nostra build immortale, come è stata chiamata appunto, perché comunque possiamo subire tanti danni e possiamo, grazie all'occhio di Rosh che abbiamo nella lanterna, beneficiare di un'ottima hyper armor appunto. Allora qua io non so se è il caso di andare in Umbral, perché se voi tornate qui, ma una cosa che ancora non ho capito come fare, vedete, c'è un discorso appunto. Questa qui vi porta a un'altra vestigia, poi dice un'entità umbra impedisce i tuoi progressi. Adesso non so se entrando nel castello ufficialmente, vedete qui c'è sulla torre là, c'è l'ultima delle, come possiamo dire, fiamme da purificare per il nostro finale radioso. Se entrando lì, probabilmente, intanto facciamo fuori questi due infami, probabilmente si sbloccherà quella vestigia, potrebbe essere una buona cosa. Noi adesso proviamo questo ragazzi, da quello che mi avete detto tutti è il punto di non ritorno di Lords of the Fallen,
Quindi attivate con la runa di Adir che abbiamo preso a chi sapete voi, viandante di ferro, attivatelo solo se siete convinti di andare avanti e avete scelto il finale da fare. Altrimenti, se avete ancora delle cose da fare all'interno del mondo di gioco di Lords of the Fallen, io vi consiglio di non attivare questo punto. Quindi siamo al video 21, ragazzi, vi ricordo, questo è il punto di non ritorno di Lords of the Fallen. Io ci ho fatto la mia scelta, ho deciso di fare il finale radioso, ma entrate a vostro rischio e pericolo di bruciarvi queste altre. Io dovrei essere a posto con tutto, quindi interagiamo, apri il castello. Perfetto, mi sa che ci farà penare molto questo castello. Adesso torniamo indietro e controlliamo se l'entità Umbra se n'è andata. No, dovrò vedere poi io come aprirlo, ma alla fine avete visto il giro che abbiamo fatto. Praticamente la vestigia, dove ho messo il semino, giro lungo, sono passati dalle punte del sonno celeste. Ok, vedo già dei nemici. Ed entrando qua ho fatto il trofeo viandante, ragazzi, che penso sia il trofeo di visitare tutte le aree del mondo. Ora, la vera build provvederebbe l'aura rinvigorente che ci cura nel tempo, ma ok, non si apre da questo lato, ci dobbiamo fare il giretto. Quello è uno shortcut. Qua c'è un'altra scala, quello è un altro shortcut, là c'è un drop. Tutto molto interessante. Ma salve, da quanto tempo non li vedevamo questi? Non che mi siano mancati, andate in Hyper Armor sempre come vedete e siete a posto contro i proseliti. Ok, allora fatemi vedere in Umbra qua. Dobbiamo tirare un punto là. Entriamo in Umbra. Come vi dico sempre in Umbra, non perdiamo più di tanto tempo. Ah, ecco l'altro punto. E chi lo vede? Questo è lo shortcut di prima, eh? Oh, ma salve, un assassino, cioè. Potevo fargli un request, vabbè. Fa niente. Va bene così, fa nulla, come si dice. Rifacciamo un giro. E adesso, ragazzi, ce ne fa un salto. Bello, bello, bello. Là abbiamo un'uscita da Umbra. Aspettiamo ad uscire da Umbra, però, eh. Ascia del boia. Qui possiamo mettere un semino, non lo mettiamo ancora il semino, siamo pieni punti ferita, ci mancherebbe altro, spingi la scala. Ed ecco qui abbiamo uno shortcut, ragazzi. I due shortcut li abbiamo già sbloccati. Non so se pensare bene o male di questa cosa, che abbiamo già sbloccato degli shortcut.
la nostra Hyper Armor ne risente relativamente. Quindi, ok, avanziamo di qua. E possiamo uscire da Umbra. Se ci sono problemi torniamo indietro e usciamo da Umbra, eh? Però continuiamo a viaggiare in Umbra perché non voglio perdermi niente. Sapete che in Umbra ci sono dei drop e dei loot speciali. Damarosa marchiata. Damarosa sceglie di combatterci qua. Ha scelto di combatterci, è diventata un boss, quindi facendo il finale radioso lei diventa un boss. Andiamo di batta, Marosa. Io sono più ignorante di te, Damarosa, che te devo dire? Allora, come vedete, lì possiamo tirare questo punto di qua. Si va su di là. Andiamo a vedere prima la parte in Umbra. Intanto abbiamo ancora un po' di tempo a disposizione in Umbra. Ok, possiamo passare. Fatemi vedere cosa c'è su di qua. Ah, c'è una quintessenza sacra. Allora, io le ho già tutte. Come vi dico sempre nei video, durante il gameplay ho potuto pensare. Pietrone? Pietrone! Pietrone però non mi deve ammazzare, eh. Sai che siamo amici con Pietrone. Perdiamo un uso a Pietrone. Comunque vi stavo dicendo, attimo di concentrazione, lo prendiamo per completismo, come vedete, a quintessenza, ma io le ho già tutte. Il mio Sanguinarix è già il massimo. Guardate, io chiamo anche le mie pietrone qua il nostro io. Non so il suo volto falso, quello dovrebbe essere il suo nome. Molto meglio Pietrone, secondo me, è più... ribattezzato da me e dai miei amici Andrea e Omar, che vi menziono spesso, che sono sempre tra i miei consigliati. Allora, andiamo, usciamo da Umbra, torniamo indietro un attimo, usciamo da Umbra. Non mi aspettavo la boss fight con Damarosa, ragazzi, quindi col finale Umbra, col finale non Umbra, col finale radioso combattete Damarosa. Probabilmente la troviamo qua col finale inferno, no? La troveremo lì, perché è tutto un discorso di tre finali di tre fazioni, il gioco in sé. E proseguiamo. Ok, allora, di qua abbiamo visto che non c'è nulla in Umbra, saliamo di qui in tutta sicurezza. Ah, si poteva uscire anche qua da Umbra, è buono sapersi, ricordiamoci. Mappa del barbacane del castello di Bramis. Questo è un key item, ragazzi. Qua tutti gli oggetti che ho trovato. Damarosa non ci ha lasciato nulla. Questo era l'anello di Andreas di Ebb. Ok. Questo era il suo libro che abbiamo trovato lo scorso episodio. Appunti e schizzi di Tacitus sul barbacane del castello di Bramis. La fortificazione in rovina mostra i segni dell'invasione Rogar di questo castello un tempo grandioso, compresi i fiumi di magma e i blocchi di cristallo creati dalla magia dell'inferno. Quindi il castello di Bramis fu attaccato dai Rogar. Ma non so se poi resettando l'area e tornando indietro troviamo qualcosa, eh. Però non mi aspettavo lo scontro, la boss fight con Damarosa, veramente. Fatemi solamente vedere qua la lanterna, se di là c'è una specie di ponte che ci porta nell'altra zona, ma no, non mi pare che sia questo il caso.
Ok, non c'è niente qua dietro. Poi ci sono degli item dietro questi oggetti, quindi erano tutti. No. Allora, io metterei un semino qua, perché lì c'è una scala, quindi è uno shortcut. Potrebbe essere una buona cosa, abbiamo avanzato, abbiamo fatto anche la boss fight di Damaros, quindi abbiamo avanzato abbastanza. Tanto di semini ne abbiamo ancora 4 e non è quello un problema, quindi non ci riposiamo, no no dai, non resettiamo la zona, anche se è nuova. Riposiamoci, no, riposiamoci, perché così resettiamo, andiamo a vedere se Damaros ci ha lasciato un qualche oggetto e recuperiamo i nostri sanguinarix. Non mi sembra che Damaros ci abbia lasciato nulla, quindi valeva la pena provare, eh. Ok, allora andiamo con le nostre aule. Per quanto vi ripeto, l'aura migliore è quella che ci viene data con la rinvigorente. Non è detto che la sfrutto per il prossimo episodio, magari devo riuscire ad avere un Regen più magico, più interessante, ma oltre a questo non so veramente cosa poter fare. Allora, abbiamo anche un'uscita da Umbra vicino, si è ricoppata, quindi nel caso usciamo da Umbra, ragazzi. Quindi ci sono passaggi in Umbra e sulla lava, no? Direi di no, magari c'è qualcosa qua dietro. Neanche. Mi sembrava che si potesse rompere quella parte lì, ma così non è una strega, da qualche parte c'è una strega. Assistiamo. Ricordiamoci. Droga. Le streghe sono fetenti, ragazzi, molto fetenti. Ma ovviamente qua dovremo andare in Umbra, eh. Guardate quel punto di là, c'è un drop là. Una torre. Interessante, tutto molto interessante. Fatemi vedere qua, però non vedo ponti qua, non è. Ok, spadaccino mercenario, abbiamo trovato una nuova tinta lì. Ok, proseguiamo. Qui possiamo mettere un altro semino, ma ce l'abbiamo là indietro. È vero che dovremmo rifarci la strega, eh? Anche voi avete ragione. Però se ci spaventiamo per quello, gente, siamo messi in pericolo. Balestra, sono infami anche loro di Rogar. Adesso scendiamo di qua. Ah, possiamo salire anche passando le spalle. Ok, fiaschetta Rogar migliorata di olio. Ci scommetto che è un parassita, mannaggia. Cerchiamo di portarlo lontano.
ancora protetto dal parassita, no. Allora, quando vedete questi parassiti, portate i nemici lontano, gente. Perché qualsiasi parassita, se è statico, smette di proteggerlo. Invece quelli che hanno la barrettina vengono seguiti dal parassita. Dopo tante ore di gioco ho capito questa cosa. Ah, non c'è niente qua. Parassita, ecco lì. Vedete? Era lì il parassita. Allora, non ci serviva distruggerlo, giusto per completismo, eh? Ovvio. Non era necessario distruggere il parassita. Che dite? Andiamo in ombra, eh? Andiamo in ombra. Allora, dobbiamo trovare... Dobbiamo trovare... Eccola, una lì. Anzi, non è il tizio. Ci ha solo abbassato... Ce ne sono due parassiti. Uno va di là e uno... Prendiamo prima quello che va di qua. Guardate insieme di qua la fiammella. Ma ora avevo capito che era un nemico. Allora, vediamo qui. Di qua si rientra. Eccoli. Uno. Vai, preso. Ok, qua torniamo indietro. Bene. Lì c'è qualcosa da tirare, però avete visto? Quindi non tiriamo. Ammazziamo prima questo. Ok, non caschiamo di sotto nella lava, non mi sembra una... un'idea troppo intelligente cascare nella lava. Siamo fatti il passaggio per... che in Umbra tutto aiuta a risparmiare tempo. Forse c'è un'uscita da Umbra, da queste parti. Abbiamo ancora un po' di tempo in Umbra, eh? Andiamo in Umbral, chi se ne frega, ma che ci frega, ma che ci importa. E di qua si torna indietro. Devo capire da che parte si passa, una scala, qualcosa, magari un passaggio qua dietro. Ma qua è chiusa la strada. Oh, abbiamo aperto la porta. Andiamo a vedere solo per curiosità. Ah, quello è il posto che abbiamo aperto prima. Ok. Allora, di qui. Non mi fido a buttarmi qua sotto. Non mi fido proprio per nulla. Potrò fare dei tentativi per conto mio più avanti, ma adesso non mi fido. Accogli. Taglio infernale. Una magia infame. Certo che siete di un infame che quando vi colpiscono incominciano a darvi dei calcetti. Sti gargoyle, porca miseria, gente. Vi colpiscono un colpo, e vi tirano giù la vita sti cosi qua. Piano piano, un colpetto alla volta, tanto ve ne danno tanti, quindi. Fai niente meno che... Non sto scelto, ragazzi. Riposiamo.
primo shortcut. Siamo decisamente vicino al finale, eh. Nel senso, non penso manchi ancora molto alla fine di Lords of the Fallen. Là c'è l'oggetto che vedevamo, vi ricordate qua? Fatemi vedere. Un altro shortcut che dobbiamo aprire, c'è un'uscita da Umbra. Dobbiamo aprire facendo probabilmente un giro. Me l'aspettavo. Efficie maledetta migliorata, un'altra arma da tiro. Però adesso scendiamo qua. Siamo scesi praticamente dove c'è l'ascensore, quindi questa è una nuova zona. Capiamoci. Siamo in Umbra e qualsiasi cosa ci sia qua non ce la manchiamo. Qua, guardate, siamo dall'altro lato che vedevamo. Ok, buono sapersi. Allora, ho riposato e sono senza aure, quindi non avanziamo senza, ragazzi. Qui c'è il marchio da vedere. Ability to sleep so soundly. It saves him having you, and I know how exhausted you are. This sickness can wait. The situation with those fanatics is precarious, and every day it seems the knife's edge on which Mornstead rests becomes thinner. I won't allow my weakness to be the ruination of my kingdom. It's not weakness, Bramus. You know that. My love, please. Not now. Let us just enjoy the moment. Sembra che hanno in braccio un bambino. Il re e la regina, probabilmente. Lettere bruciate. Ora, potrebbe essere anche item. E di base essere anche item. Allora, potremmo mettere un semino anche. Un rubapelle. Non ha funzionato molto bene la mia hyper arm. Ora, nel caso avessi problemi con l'Umbra e metto giù un semino, là, però qua è da infami, però, non poco anche. Tira.
E signori, siamo le solite. Il salto, il maledetto salto. Dobbiamo prima liberare questo. E dove lo troviamo? È là in alto, forse. Mannaggia, c'eravamo prima, Quindi, proviamo. Ricordo sempre che siamo in blind run, ragazzi, quindi abbiamo sprecato un buon salto per niente. Non ce lo blocca. Adesso lo blocca. Scendiamo. Mettermi così, amici, è veramente da infami, l'altro è là, ecco. Mamma mia, ste telecamere, ragazzi, veramente che inferno. Parassita. Però siamo fortunati, forse la nostra sfera l'ha distrutto il parassita. Mamma mia, una strega col parassita è un'infamata spaventosa. Vediamoci bene attorno. Qua sotto no, si muore, sentiamo di sotto. Ed eccoci, siamo alla stanza dell'ascensore, guardate. Ottimo, usciamo da Umbra. Ascia del ghigno. Questa è un'arma infernale. Ho già guardato un po' la wiki, ragazzi, quindi le armi le riconosco al volo. Adesso però dove passiamo? I nemici sono tutti morti qua. Noi siamo arrivati di qui. Ok, da qui siamo arrivati alla stanza dell'ascensore, no? E qua ci siamo aperti lo shortcut. Quindi dobbiamo trovare la strada dove proseguire. Non si prosegue di qua, dove c'è questo coso brutto flagellato. Di qua neanche. Il castello, ragazzi, è un bel calcio nelle gengive, eh? Niente da dire. Non vado a prendere quell'utile, no, assolutamente. Fatemi vedere qui. Sì. Ok. Stiamo facendo tutti i nostri shortcut del caso. Senza paura, senza indugio. Metteremo un semino tra un po', gente, perché... Ascia del Lord. Questa è una delle... è l'arma della classe speciale che sblocchiamo il Lord. Facendo fino all'inferno. Prego finché vogliamo sto nostro aiuto che evochiamo, ma... Quello stregone non l'abbiamo mai visto. Non gli abbiamo dato il tempo di reagire, secondo me ci shottava. Allora, qua. Guardiamoci bene attorno. Anello di devozione infernale. Cosa fa questo anello? Dovremmo essere abbastanza tranquilli, eh? Eccoli.
L'accumulo di ustione infligge contemporaneamente accumulo di incendio. Quindi è per una build, ragazzi. Ah, avevo visto bene. Qui c'è una vestigia. Pellegrino sanguinario. Chissà quando ci daranno la prossima vestigia a questo punto. Qui rimane il cadavere a terra. A parte che non ci siamo riposati, quindi anch'io cosa dico. E quello, ragazzi, è chiaro e tutto un mulino. Ok, scendiamo. Ci sono altre strade, avete visto, però noi facciamo quella che scende, poi vediamo un attimo da farsi. Bello il castello di Branis, nulla da dire, eh. Vai d'argento, una nuova tintura. Ma dove siamo? Uno shortcut. Ah, ok. Perfetto. Li trovo anche un pochino inutili tutti questi. Guardate che qua c'è. Che schifo non di vita. Vabbè, è andato sull'ascensore. Noi rifacciamoci la strada, sono tutti morti tanto. Allora, vi ricordo che abbiamo ottenuto un probabile papabile, non so come dirvelo, che item. Guardate quanta gente hanno impalato qua, che è il castello di Vlad l'Impalatore questo. Non è il castello di Re Orco, quello che era. Quindi, andiamo a vedere cosa fa questo item. La lettera bruciata, vi ricordate? Questi tutti i nuovi oggetti che ho preso. Ok, deve essere qui tra i key item. Allora, ho passato. Una lettera parzialmente bruciata. Gran parte del testo è stato reso illeggibile dal tempo e dai danni. Nata in una famiglia nobile di basso rango, Sofesia non si è mai aspettata né ha mai desiderato di raggiungere una posizione di vero potere. Un incontro casuale con Re Bramis XVII avrebbe cambiato non solo il corso della sua vita, ma anche quello della sua intera patria. Sofesia era la regina di Bramis. Allora, se ho capito bene, il germoglio noi l'abbiamo messo, quindi non ce l'abbiamo più vecchio germoglio. Se ho capito bene, appunto. Fatemi fare questo esperimento, perché qualcosina avevo già letto. Kukajin, va tutto bene? L'avevamo pagato, Kukajin? Sotto i dialoghi che abbiamo già visto in tonnellate di volte. Ok, uno e due. Allora, usciamo fuori da qui e torniamo dentro Carla Alta, la città di Carla Alta. Perché, mi direte voi? C'è un perché. Sapete che la prigioniera torturata era dietro quelle sbarre? Fa niente di meno che lei sia davvero Regina Sofesia. A noi è sempre stata presentata come... anche perché quanti NPC rimangono ancora in vita? O dovevamo darlo ad Amaros questo libro, ma non credo, che l'abbiamo combattuta come boss fight da Amaros. Quindi fa che lei è praticamente tanto scendiamo. La strada la conosciamo, qua incominciamo a baffarci.
passione. Abbiamo lasciato indietro la nostra vocazione a combattere. Allora, c'è una strega che ci sta inseguendo. Forse ci aveva occato come target. Tanto a breve ne abbiamo un'altra di strega da combattere, tranquilli, quindi non è che c'è problemi, eh. Ah, vero, qui c'è sempre sto tizio qua a terra. Dato. Ci scoppiano. Che ve lo dico fare? Ecco, è una, la strega. C'è il cagnasso. Le streghe sono bestiali qua in Lords of the Fallen. Ed eccola qui. Consegnare lettera bruciata, ragazzi. Lei era Regina Sophasia. Faded and half ruined or freshly wet with ink, they can comfort like an embrace or pierce like blades. Ah, my invitation di nuovo in vendita. Ok, ci ripete sempre la stessa frase. Quindi direi che possiamo spostarci utilizzando, pardon, non il gesture, ma una nostra falena, perché meno male è troppo lontano il primo punto di. E adesso dal punto del sonno celeste dovrebbe riportarci, fate vedere, ok. Noi ci teletrasportiamo alla vestigia del castello, quello della sentinella insanguinata, come si chiama, no? Allora, lo stregone che era qua non c'è più. Quindi forse per la prima volta abbiamo visto un nemico. Eccola qua. È entrata nel castello. Talk, talk, talk. That's all you do. Cajoling arguments, tempting pledges, a deluge in which a woman drowns and from which a puppet emerges. Deathless one, please bring me proof that the child is not just a figment behind fractured glass. That he Ok, ci ripete, portami la prova. Probabilmente avete visto il video di, il video, scusate, io dico il video, ma l'immagine di prima che la mostrava nel quella specie di ricordo che la mostrava con un bambino in braccio. Dobbiamo trovare la prova che lei ha avuto un bambino. Tutte congetture, ragazzi. Là c'è un item, guardate, però dobbiamo fare tutto il giro lì, scendere e poi magari lasciarci cadere dall'alto e prendere quell'oggetto lì. Ok, allora R2 R1 e andiamo così. Ovviamente mi sa che a breve dovremmo entrare in Umbra, che ve lo dico fare. Questo è un portone, questo è un taglione per una zona. Vedo un meccanismo là dietro. Ecco là, vicino al cadavere c'è un meccanismo, vicino al loot. Allora, ragazzi, questo concedetemi di prenderlo. Tre occhi vanno sempre bene. Non stavo usando la chiave, semplicemente sale le ustioni. Che succede? Non sta in piedi? Ah no, sembra che tentennava il nostro personaggio. Pendente del paladino, deve essere un nuovo aumenta forza e costruzione. Non ci serve a niente.
nel nostro ce l'abbiamo al massimo, forza costruzione non ci serve a nulla. Ovviamente ci aumentava di un po'. Adesso c'è uno di questi qua, bagasta. Dati esplosivi. Qua in ombra non vedo niente che valga la pena fare o recuperare. E lui, Avior, ti stiamo per vendicare, Avior, tranquillo. Ok, porta l'anterna, quindi, vai. Da non che avevo visto arrivare, con tutti gli sbriucci key che ci sono stati e scritte e tutto, non l'ho visto arrivare. Quando devo essere sincero, sono sincero, lo sapete. Dove si va? Si può mettere un semino qua. Discutibile come scelta. Mappa del castello di Bramis. Vediamo, questa è la runa di Adir, che non abbiamo mai letto, ragazzi. Mi sono proprio dimenticato di leggervela. Un tempo alcuni credevano che la colossale mano di Adir fosse la vera mano del dio, con il resto del corpo di sotto di essa, ma in realtà la formazione si è manifestata molto tempo dopo l'esilio di Adir, un simbolo della sua rabbia feroce abbastanza potente da attraversare le dimensioni. E qua, appunti e schizzi di Tacitus sul castello di Bramis. Si concentrano sull'interno, dove si ritrovano segni del suo antico splendore, come vecchi dipinti, una grande statua collegata a complessi macchinari. Segni della sua rovina, come altri cristalli creati dai Rogar. Qui c'è uno shortcut, lì c'è una... Ok, avevo visto un'altra strada, quindi passatemi la possibilità di tornare un attimo indietro. Di qua c'è un'altra strada, gente. Non so dove ci porti, ma andiamo a controllare. Molto spesso il gioco ci mette davanti doppie strade. Mannaggia te, infame, maledetto, zuzzoso. Non credo che in... È uno shortcut che dobbiamo aprire, gente. Una strada così per andare a prendere cosa, poi andiamo in ombra. Momenti ci buttano di sotto, maledetti, maledetti veramente. Guardate chi sono, sempre quei maledetti gargoyle. Ok, sali dell'avvizzimento, scendiamo di qua e poi dobbiamo lasciarci cadere qui così. Si veniva a prendere solo i sali dell'avvizzimento, no? Fatemi capire. No, è triste come cosa, Qua siamo al punto di prima. Ok. Quindi il giro si fa... infame, questo motivo qua. Buono sapersi. Abbiamo ancora un po' di minuti insieme, ragazzi, al massimo metto un semino qua. Nel caso non troviamo un semino da mettere più avanti, scendiamo di qui. Bravo Sion, adesso il semino non lo metti più. Sì.
me lo dico da solo, eh. Oh, tu da dove sei? Siamo in ombra, stiamo molto attenti perché siamo in ombra. Non rischiamoci a più di tanto, eh. Non ci siamo. Ah, ecco lo shortcut. Spingi la scala. Quasi quasi mettiamo il semino, eh? Vediamo. Però anche lì ci arriviamo facile. Your Majesty. I can take you beyond the castle walls, but then I'm afraid I must return. Too long and my absence will be noted. You've already done more for Edivar and I than I can ever hope to repay, Fitzroy. Thank you. You and the prince are not away yet, and I could not stand idle like so many others and allow the king to carry out such a heinous act. My husband is not the man he once was, but he will not take my son. Forse il padre, il re, voleva sacrificare il figlio, e questa è una statua di Fitz, una statua, un marchio di Fitzroy. Vi ricordate la gola di Fitzroy, il suo setter che aveva combattuto sulla cima della torre? Praticamente, allora lì c'è un'ombra, vediamo di qua cosa troviamo. Ci addentriamo parecchio nel palazzo qua. Chi è che l'ha messa quella runa lì? Praticamente Fitzroy voleva aiutare la regina Sofesia, che era prigioniera, da quello che abbiamo potuto capire, a fuggire. Giusto? Fino a qui ci siete tutti. Perfetto. Un altro di questi. Allora, sono quasi al limite massimo di registrazione, ragazzi. Ah, maledetto. C'è un altro di quegli stregoni. L'avete visto? Era lui che ci ha fatto la runa prima. Ah, e quando li uccidiamo si rompono. Non l'avevo notato prima. Si rompono tutte quelle pietre lì. Girare ancora? Sì. Ah, non si gira su una volta, quindi se dobbiamo trovare qualcosa abbiamo la possibilità di andare avanti e indietro. Qui c'è un shortcut, possiamo mettere un semino qua. Mi sa, fate vedere. Sì, possiamo mettere un semino. Allora, abbiamo finito le nostre aure. Abbiamo consumato tutto il mana, non chiedetemi come, ma abbiamo consumato tutto il mana. O forse non l'ho proprio usato, no, mi sembra di averlo usato. Beh, al massimo quando finiscono ci rientriamo nelle aure, anche quello. Una strega! Infame da paura. La morte rossa. Ok. Ecco qui, avete visto adesso per la prima volta. E vi blocca il cura, a meno che non usate
data. Ci sta che abbattiamo, dai, che la sconfiggiamo una volta, ci sta. Se non ci batteremo. Attenzione all'interno, abbiamo fatto un trofeo, non so cosa sia, ma l'abbiamo fatto, ragazzi. E noi siamo quasi a tempo limite, quindi sono contento proprio che abbiamo fatto questo trofeo adesso. Qui cosa abbiamo qui? Teschio del vigore. Allora ragazzi, io metterei giù un semino in quella zona là, anche perché siamo purtroppo a tempo limite, quindi dobbiamo organizzarci in qualche modo. Mettiamo un semino qua, ecco qui, perfetto, e ci riposiamo. Ok, allora non dovremmo avere problemi in questa zona adesso. Quindi poi andrò a controllare che trofeo ho fatto, ragazzi. Abbiamo fatto i trofei viandanti a vedere tutte le aree, e questo qui, mirabili attenzioni dall'interno. Forse era sconfiggere un po' di volte la morte rossa, perché non è la prima volta che affronto, solo non vi avevo mai clippato. Io vi saluto qui, quindi ragazzi, se l'episodio vi è piaciuto, come sempre vi chiedo di piazzare un pollice su. Prossimo episodio andiamo avanti qui nel castello di Bramis, vediamo quanto c'è ancora da fare. Inoltre vi chiedo, come sempre, di, se vi piacciono i contenuti, di iscrivervi al canale attivando ovviamente la campanella in alto a destra qua su YouTube per ricevere la notifica quando vado online, short, post, community, live, video, qualsiasi cosa. E vi lascio in descrizione, come sempre, tutti i miei altri account, altri miei social, tra cui Instagram, Facebook, se volete seguirmi attivamente. Soprattutto su Facebook ci sono tutti i nostri gruppi: Pazzi di Sontro Silver, Game Spoiler, gruppi generici, gruppo tematico Lords of the Fallen Italia PS5, dove appunto porto tutte le clip, pubblico tutti i link, quindi non vi perdete niente di quello che pubblico nel caso non vi arrivi la notifica su YouTube. Noi, detto ciò, ci vediamo alla prossima e ovviamente vi ringrazio di aver visto questo video. Ciao ciao a tutti. Attenzione all'interno, abbiamo fatto un trofeo.